Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, prima di tutto mi volevo scusare se sono 2 giorni che non pubblico video, ma questa sosta, oltre ad essere una noia mortale perché non ci sono partite, mette abbastanza in difficoltà, soprattutto noi che pubblichiamo video riguardanti il calcio, perché trovare contenuti da portare in questi giorni che il campionato è fermo è davvero molto difficile. Comunque oggi siamo qui in questo nuovo video per parlare di Maurizio Sarri, del fatto se rimarrà o meno anche la prossima stagione sulla panchina del nostro Napoli. Perché questo, diciamo, è un po' il tema principale degli ultimi giorni riguardante il Napoli, visto che il campionato è fermo. Comunque c'è la volontà sia da parte della società, cioè del presidente De Laurentiis, che da parte di Maurizio Sarri, di continuare insieme anche la prossima stagione. Anche io me lo auguro davvero perché, secondo me, la permanenza di Sarri a Napoli varrebbe molto di più di un acquisto e inoltre, secondo me, ci garantirebbe già 10 punti in più in campionato rispetto a quelli che facciamo se andrà via Sarri, perché secondo me Sarri è una figura troppo importante all'interno, del nostro Napoli, una figura importante sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista, psicologico. Comunque De Laurentiis sembra intenzionato, ad aumentargli l'ingaggio e bisogna assolutamente aumentargli l'ingaggio perché in questo momento, rispetto ai risultati che sta raggiungendo, l'ingaggio è davvero bassissimo e De Laurentiis sembra che gli voglia offrire un ingaggio che si aggira intorno ai 3 milioni l'anno, ma Sarri per restare, oltre a un aumento dell'ingaggio, chiede anche il continuo di questo progetto tecnico. Cioè, che vadano mantenuti tutti i top della squadra o almeno una gran parte, e poi inoltre bisognerà fare anche un mercato importante, cioè andare ad acquistare delle alternative valide lì dove ci mancano. E questo Sarri l'ha fatto capire anche in un'intervista la settimana scorsa quando ha ricevuto il premio Maestrelli. E Sarri in questi anni davvero sta facendo benissimo, quindi se rimanesse anche la prossima stagione, come ho detto già prima, sarebbe l'acquisto più importante della nostra estate, perché ricordiamo il primo anno tra lo scetticismo vario ha fatto record di punti della storia del Napoli, cioè 82 punti. Poi la scorsa stagione ha nuovamente aggiornato questo record, raggiungendo gli 86 punti e al 99% per il terzo anno consecutivo verrà aggiornato il record di punti in un campionato della storia del Napoli, visto che siamo a 9 giornate dalla fine del campionato e abbiamo già 73 punti. In questi ultimi giorni a tutti noi tifosi napoletani ci sta molto piacendo il termine di Sarri fino al palazzo, cioè sarebbe lui vorrebbe dire di andare a conquistare il potere e di portare a casa questo scudetto. Quindi Sarri, come detto, è una figura rappresentativa di Napoli e del Napoli e che ha davvero nel cuore la gente di Napoli e Napoli squadra, che sta portando avanti proprio una specie di rivoluzione e che sta portando il Napoli a,
diciamo, ad avere una grandissima importanza sia in Italia che in Europa. Quindi, ragazzi, detto questo, speriamo che Sarri rimarrà davvero. Ovviamente è ancora presto per capire questo. Si è parlato in questi giorni anche di un possibile incontro tra Sarri e De Laurentiis, ma molto probabilmente questo incontro è stato rinviato verso la fine della stagione, visto anche che in questo momento il presidente si trova negli Stati Uniti. Ricordiamo poi che nel contratto di Sarri, che è valido per altri 3 anni, è presente una clausola rescissoria valida fino al prossimo 31 giugno di 8 milioni, e quindi se entro il 31 giugno arriva un club che arriva ad offrire 8 milioni per Sarri e Sarri decide di accettare, la società non può farci nulla, perciò bisogna trovare assolutamente questo accordo. Poi ovviamente se Sarri saprà già prima che l'accordo è stato trovato, rifiuterà l'offerta del club che arriverà ad offrire 8 milioni, se arriverà questo club che offrirà 8 milioni euro per portarsi Sarri sulla propria panchina. Secondo me, la decisione di Sarri potrebbe un po' dipendere anche da come andrà a finire questa stagione. In caso o di scudetto o di secondo posto, perché in caso di scudetto lui potrebbe dire anche: io ho dato il massimo, considero questo ciclo chiuso e vado via da vincitore. Però secondo me, in qualunque modo vada a finire questa stagione, anche in caso di scudetto, questo ciclo può andare avanti per migliorare i risultati in Champions League a livello europeo, perché secondo me questa squadra e questo allenatore possono fare di meglio rispetto a quello che hanno già fatto anche nelle competizioni europee, e poi ovviamente bisogna continuare a fare bene anche in campionato. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!